Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi, come da titolo, vi farò vedere il test che ho fatto con la nuova Moto Guzzi V85. Però volevo farvi una premessa in quanto ho avuto poco tempo per fare questo test, infatti ho avuto solo 15 minuti. Quindi vi porterò questo piccolo video del test e ci vediamo poi alla fine per delle considerazioni finali. Ok ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi prova della nuova Moto Guzzi V85 TT. Ossia tutto terreno. La moto mi sembra abbastanza comoda, anche se il manubrio è molto molto largo, quindi non è comodissimo. Pensate ragazzi che questa è l'unica moto della fascia Tourer di media cilindrata che ha la trasmissione a cardano, quindi questa la rende molto ideale per i lunghi viaggi, visto che la rende più facile da mantenere con la catena, senza catena, con ciò tutti gli ingrassaggi vari ogni 300 km non ci sono. La moto mi sembra molto comoda, molto reattiva e potente il giusto in ripresa. Molto reattiva. Si sente molto il bicilindrico che balla. Che dire, al primo impatto, ecco, l'unica pecca è appunto il manubrio molto largo, che secondo me a lungo andare stanca. Ragazzi, V85 TT, adesso ve la faccio sentire da accesa. Sound, devo dire, fantastico. Ecco, vi volevo portare un po' di dati tecnici della moto, in quanto nel video non ve li ho portati. Allora, come a livello di ciclistica, all'anteriore troviamo una forcella a steli rovesciati, mentre al posteriore c'è un doppio forcellone con il monoammortizzatore laterale destro. Entrambi, sia all'anteriore che al posteriore, sono regolabili nel precarico e quindi come ciclistica infatti sono rimasto molto,
molto soddisfatto anche nella prova, infatti la moto è molto morbida, non si sentono contraccolpi dall'asfalto, quindi questo qua è un punto a favore. Parliamo poi che si possono selezionare su questa moto tre mappe e sono comunque queste cose di serie, quindi tre mappe. Abbiamo la strada, cioè guida normale, abbiamo la rain, ossia la guida sotto la pioggia, e l'off-road, ossia su sterrati e varie. Quindi diciamo mappe che non le ho provate tutte, ho provato solo la strada, visto che comunque c'era solo 15 minuti di tempo, non potevo stare lì a fare sterrati, e quindi non posso dirvi tutte le mappe come vanno, però già avere tre mappe selezionabili è già una buona cosa. Per quanto riguarda il prezzo è di 11.590 in quella versione che vedete nel video, che è la versione base, in pratica non ha niente, e le colorazioni sono grigia, che è quella colorazione che vedete nel video, tutta rossa, oppure ci sono le bicolore che costano un pochino di più, perché oltre alla colorazione diversa sono un po' più settate per l'uso fuoristradistico, infatti hanno delle gomme un po' più tassellate e quindi più idonee per il fuoristrada. Che altro dirvi? Come detto nel video, io non mi sono trovato molto bene col manubrio, che mi sembrava un po' troppo largo, però queste sono cose che sono anche un po' soggettive. Magari io, venendo da moto come la Kawasaki Z750, come la moto che vedete alle mie spalle, che è la Tracer 700, che hanno il manubrio non molto largo, abbastanza stretto, e mi ci sono sempre trovato bene, magari prendendo una moto che ha il manubrio un po' più largo mi ci trovo un po' male, perché non ci sono abituato. Che altro dirvi? La cosa che mi ha impressionato di più della moto è stato proprio il motore. Motore che proprio ha una bella spinta, comunque è molto reattivo. E la cosa che mi ha impressionato di più, diciamo, è stato proprio anche da fermo, magari gli dai quella sgasata da fermo, in pratica senti proprio il motore, il bicilindrico sotto che proprio balla, ti senti i pistoni quasi che ti entrano nel sistema tuo nervoso, quindi questo mi ha impressionato davvero tanto. Magari un altro svantaggio che ci può essere è che le ruote non sono di tipo tubeless, ma hanno la camera d'aria, quindi questo magari, diciamo, al giorno d'oggi le camere d'aria non sono molto utilizzate. Questa è stata una scelta per contenere un po' i prezzi e per essere un po' più competitivi a quanto dicono da Moto Guzzi. Comunque mi sento di fare i complimenti a Moto Guzzi, perché davvero ha tirato fuori un ottimo prodotto che comunque sul mercato mancava, anche perché comunque in questa categoria di mercato, cioè in questo settore, cioè le moto sport tourer o tourer di media cilindrata, una moto con la trasmissione a cardano non c'è. Quindi ragazzi, che altro dirvi? Lasciatemi i vostri commenti qua, discutiamone qua sotto nei commenti. Io concluderei qua questo video e ciao ciao, alla prossima!